Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di come risolvere un problema che riguarda le stampanti o multifunzioni Epson e più precisamente mi riferisco all'errore dell'inchiostro di scarto. Ma prima di continuare ci tengo a fare un po' di chiarezza perché questo problema non riguarda solo le stampanti Epson a getto d'inchiostro. Ovviamente in questo video parleremo delle stampanti Epson perché ho quella tra le mani, quindi posso mostrarvi la soluzione attraverso questa stampante o meglio multifunzione, perché si tratta di una multifunzione. Ma comunque, come dicevo prima, riguarda tutte le stampanti a getto d'inchiostro, quindi marchi come Canon, HP, insomma, tutti i produttori che producono stampanti a getto d'inchiostro prima o poi mostreranno un errore che riguarda il tampone, perché alla fine si tratta del tampone che è pieno di inchiostro, l'inchiostro di scarto. In poche parole succede questo: quando voi utilizzate la stampante a getto d'inchiostro, la testina va avanti e indietro mentre stampa sul foglio. Quando finisce il suo lavoro, ritorna nel suo vano e giusto sotto si trova il tampone che fa da spugna, in poche parole, e assorbe tutto l'inchiostro, sarebbe l'inchiostro di scarto, fino a riempirsi. Quando poi si riempie, c'è un sensore che vi informa che il tampone è pieno. In verità, quando questo sensore vi informa, non è proprio pieno al 100%, di solito si tratta di un 80-85%, quindi potreste ancora stampare un altro po', dopo magari dopo aver resettato il firmware della stampante, è possibile stampare ancora altre pagine anche con lo stesso tampone, ma io ve lo sconsiglio, anche perché poi succede che a un certo punto si riempie così tanto e può danneggiare anche la stampante. E di solito questo tampone si trova giusto sotto la posizione di riposo della testina ed è anche facile da smontare, almeno per le stampanti più moderne. Poi cambia in base alla generazione della stampante. Comunque, in poche parole, si toglie un involucro di plastica e all'interno si trovano dei pad che sarebbero una serie di spugnette che assorbono l'inchiostro di scarto. A un certo punto, questo tampone che assorbe l'inchiostro e che comunque è composto da una serie di spugnette si riempie. Quindi inizia ad uscire un messaggio, infatti la stampante inizia ad avvertirci, fino a quando poi si blocca totalmente e magari compare un messaggio che dice: tampone d'inchiostro esaurito, contattare il supporto Epson. Oppure il tampone dell'inchiostro è alla fine della durata utile e messaggi simili. Quindi a questo punto avremo solo due opzioni. Una è quella di rivolgersi all'Epson, che potrebbe impiegare delle settimane, forse anche un mese, per sostituire innanzitutto il tampone e resettare il counter. La seconda opzione, ed è anche quella che io preferisco, è quella di risolvere da sé, anche perché ormai con il tempo Epson ha reso molto più facile l'operazione di smontare il tampone, proprio per farlo fare anche al cliente, per dare questa possibilità al cliente e quindi di poter acquistare un tampone nuovo, le varie spugnette che si trovano anche su AliExpress, ma anche altri store. E si trovano comunque a qualche decina d'euro, ma volendo, e questo è un consiglio che vi do, un suggerimento, volendo potete tranquillamente pulire le varie spugnette. Basta lavarle per bene e asciugarle o con un forno o magari le mettete al sole e le fate asciugare per bene. Una volta che queste spugnette sono asciugate, le rimettete nel vano e rimettete il tampone al posto suo. Però dopo bisogna comunque resettare il counter della stampante, perché ovviamente la stampante non è in grado di capire che avete lavato le spugnette o magari sostituito le varie spugnette e quindi sistemato il tampone. E per farlo abbiamo bisogno di un software che permette di resettare il counter della stampante. Una volta questi software si trovavano gratuitamente online, adesso ve lo sconsiglio anche perché è molto più facile beccare qualche virus e quindi vi consiglio
di scaricare un software molto sicuro, perché comunque ha la licenza per farlo e paga ovviamente i diritti ad Epson, e il software in questione è realizzato da Inkchip. Ora vi mostro come scaricarlo. Allora ragazzi, dopo aver sostituito o ripulito le spugnette all'interno del tampone, dobbiamo resettare il contatore dell'inchiostro di scarto, perché altrimenti la stampante continua a credere di aver il tampone pieno di inchiostro. Per farlo abbiamo bisogno di un software. Questo software lo troviamo su questo sito, sotto al video trovate il link. E quindi dal sito inkchip.net dobbiamo scaricare questo software, che è disponibile in queste lingue, tranne che in italiano. Ovviamente io consiglio di scaricarlo in inglese, e prima di scaricarlo vi consiglio di dare un'occhiata e di controllare se in questa lista si trova la vostra stampante, perché questo software è compatibile con molte stampanti Epson, però vi consiglio sempre di controllare prima. Una volta che avete la certezza che la vostra stampante sia presente in questa lista, potete scaricare il software. Io vado su inglese, vedete, sta scaricando il software qui nell'angolo di Google Chrome. Se avete problemi nell'installazione, accertatevi di aver installato nel vostro computer Microsoft Visual C++. Installo l'applicazione di Inkchip, vado su Yes. A proposito, ricordatevi che la stampante deve essere collegata tramite il cavo USB e ovviamente deve essere già installata nel computer, dovete aver installato già il driver. Ora dovete sapere che questa applicazione ha due funzioni, una gratuita e una a pagamento. Quella per controllare lo stato del contatore della stampante è gratuita, basta andare semplicemente su Read West Encounter, come ho fatto io, selezionare la propria stampante ed ecco apparire la percentuale attuale del contatore dell'inchiostro di scarto. Qui mi porta a 18,44, praticamente nuovo, però faremo lo stesso il reset per mostrarvi il funzionamento. Quindi andiamo su Reset West Encounter. E come vedete ci richiede un codice. Dove lo troviamo? Lo troviamo sul sito, sotto al video trovate sempre il link, è lo stesso sito, e qui è possibile acquistare una sola chiave, un solo codice, in dollari costa di meno, in euro, e oppure è possibile comprare tre chiavi a $6.99 ciascuna, oppure 5 chiavi a $5.99, sempre in dollari ovviamente. Io scelgo quella di $9.99, una sola chiave. È possibile pagare attraverso la carta di credito oppure anche attraverso Alipay. Inserite la vostra vera email, perché attraverso l'email vi verrà recapitato il codice, la chiave che dovete inserire nel software. Quindi attenzione a questo passaggio. Non inserite email false, perché altrimenti non riceverete il codice. Poi se avete qualche problema contattate tranquillamente l'azienda, perché sono molto gentili per quanto riguarda il supporto. Ora andiamo su Reset West Encounter, incolliamo la chiave che abbiamo ricevuto. Vi ricordo che questa chiave la potete utilizzare una sola volta. Poi andiamo su OK, attendiamo qualche secondo ed ecco fatto. Riavviamo la stampante. Possiamo anche verificare, sempre attraverso l'applicazione Inkchip. Andiamo su Read West Encounter. Vedete, è stato resettato il counter e le percentuali sono a zero. Ragazzi, ribadisco che è consigliabile resettare il counter solo dopo aver o ripulito il tampone, le spugnette al suo interno, oppure averle sostituite. Successivamente fate questa operazione. Per chi è interessato a questa soluzione, sotto al video trovate il link. Se avete apprezzato questo tutorial, non dimenticatevi di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e di lasciare un bel like. Se avete qualche domanda, fatemela nei commenti, vi risponderò il prima possibile. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!